Salve, in questo video parliamo della lombalgia o lombalgine o mal di schiena. La lombalgia per la medicina tradizionale è una sintomatologia dolorosa limitata alla regione lombare. Questo dolore è dovuto a una compressione, a un'irritazione dei fascicoli nervosi del nervo senovertebrale di Lunsca. Questo nervo va a tutte le parti molli periarticolari. La medicina tradizionale suddivide poi la lombalgia in lombalgia acuta e cronica. La differenza è che la lombalgia acuta appare all'improvviso, infatti è chiamata anche colpo della strega, senza nessuna causa apparente. E anche qui i meccanismi sono sempre discogenici oppure da distorsioni articolari, ma per la manipolazione fasciale invece è la fascia che progressivamente perde la sua elasticità fino al punto che uno stiramento improvviso crea un dolore con contrattura antalgica riflessa. La lombalgia cronica, sempre secondo la medicina tradizionale, è invece un dolore sempre di origine discogenica o idiopatica, se capita nei giovani, che purtroppo anche i giovani hanno mal di schiena, e allora in questo caso la lombalgia si pensa sia dovuta al lavoro, a posizioni errate sul lavoro, eccetera. Anche qui, per la manipolazione fasciale, la lombalgia cronica avviene soprattutto nei momenti in cui uno si alza da seduto, si china o si gira a letto, cioè quando cambia posizione, cioè quando il movimento va a stirare una fascia rigida che non si adatta alle variazioni improvvise. Quindi se uno si alza la fascia non coordina perché è rigida, non si accorcia e quindi c'è un conflitto intervertebrale, d'accordo, però l'origine è nella fascia. Quindi la sede del dolore è sì a livello lombo-sacrale soprattutto perché è lì che avviene il conflitto fra una schiena sopramobile e un bacino rigido dove la schiena è ancorata dai legamento iliolombare e dai legamenti sacroiliaci. Quindi se la schiena ha delle deviazioni, naturalmente dove è piantata c'è uno stiramento anomalo di questi legamenti con conseguente dolore, soprattutto sacroiliaco. Poi, se questa schiena viene tirata fuori asse, soprattutto con una contrattura antalgica riflessa, allora il dolore diventa ancora più importante e la postura è deviata da un lato. Nella lombalgia cronica non c'è questa deviazione perché il corpo ha tempo di distribuire le retrazioni fasciali o in senso prossimale verso il collo o in senso distale verso l'arto inferiore, però in questo caso si scatena magari una sciatalgia. Nella lombalgia acuta l'operatore è cronica, l'operatore deve ricreare l'elasticità quindi della fascia densificata. Il problema è capire quali sono i muscoli che tirano fuori asse la schiena, possono essere le arachitospine oppure possono essere i muscoli che creano la lateroflessione, il quadrato dei lombi, oppure i muscoli obliqui che creano più la rotazione della schiena. Il problema si ripercuote sempre nel fondoschiena, cioè dove la schiena, la colonna, ha la sua base d'appoggio. Per capire quale gruppo muscolare è responsabile, occorre chiedere al paziente di fare dei movimenti nei tre piani dello spazio, cioè in retro, in latero, in extra rotazione.
Qualora un movimento accentua il movimento, per esempio, di retropulsione, allora la verifica palpatoria comincia lungo i paravertebrali per cercare un punto densificato o più punti densificati. Se prima di cominciare il trattamento di questi punti, deve anche vedere se ci sono punti densificati anche nelle altre sequenze miofasciali, cioè in latero e in extrarotazione. Il trattamento si sviluppa con una pressione e una frizione, cioè la pressione serve per oltrepassare l'ipoderma e la frizione per creare un calore locale e sulla fascia, in questo caso toracolombare, la fascia aponevrotica, in modo tale da fluidificare questa densificazione, questo indurimento della fascia toracolombare. E questo, per arrivare a questa fluidificazione, a volte ci si può mettere 3, 4, 5 minuti anche. Finito il trattamento, l'operatore invita il paziente a mettersi in piedi. E se la manipolazione è stata fatta bene sul punto giusto, il paziente ha una postura corretta, a piombo, come si dice, e anche i movimenti sono di nuovo liberi e senza dolore. Grazie.